Grazie alla mia attività di consulenza e formazione svolta quotidianamente in aula o direttamente in azienda, sono a contatto con imprenditori, liberi professionisti, manager, direttori commerciali o direttori marketing. E la domanda è sempre la stessa. Come mai, nonostante i nostri continui e ripetuti sforzi per migliorare il nostro prodotto o il nostro servizio, fatichiamo così tanto a raggiungere quegli obiettivi di vendita auspicati e desiderati? Come sempre la domanda che io pongo in questi casi è la stessa. Dobbiamo chiederci per quale motivo i nostri clienti o potenziali clienti dovrebbero scegliere il nostro prodotto, il nostro servizio, il nostro locale o la nostra attività commerciale rispetto a quella dei concorrenti. La risposta non è così banale e sciocca come potrebbe sembrare, ma diventa invece di fondamentale importanza per riuscire a capire come migliorare la percezione da parte dei nostri potenziali clienti nei confronti del nostro prodotto, del nostro servizio o della nostra azienda. Riuscire a trovare almeno 5 elementi di distinzione, di reale valore aggiunto, che possano effettivamente distinguerci dai nostri principali concorrenti, diventa l'elemento vincente. Quindi, carta e penna e cominciare a scrivere e a dare risposte concrete a questo aspetto. Almeno 5 motivi di valore aggiunto che dovrebbero portare i nostri clienti o potenziali clienti a scegliere il nostro prodotto o il nostro servizio rispetto a quello dei concorrenti. Più elementi di distinzione avremo e meno sarà importante il confronto sul prezzo. Meno elementi di distinzione e più sarà inevitabile da parte dei nostri clienti la decisione incentrata quasi esclusivamente sul miglior prezzo sulla piazza. 5 elementi di distinzione ci mettono al riparo dai confronti rispetto ai concorrenti. Buon lavoro su questo aspetto perché è davvero fondamentale per la crescita dell'azienda.